In questo video vi voglio insegnare come fare esattamente le trazioni alla sbarra. Le trazioni alla sbarra sono un esercizio fondamentale del Pitbull Training. Proprio per questo, nel test iniziale, sono richieste 10 trazioni alla sbarra prone. Prone si intende a pollici in dentro e presa inversa o supinata si intende a pollici che guardano verso l'esterno. L'allenamento alla sbarra è molto importante perché molti esercizi del Pitbull Training prevedono la sbarra come attrezzo, quindi il livello di forza dei dorsali dovrà essere molto ma molto alto. Molti di voi forse non saranno in grado all'inizio di fare queste 10 trazioni alla sbarra. Proprio per questo ho deciso di fare questo video, per insegnarvi la progressione didattica per andare a imparare a farle. Immaginiamo che siete proprio agli inizi, quindi non siete in grado di fare neanche una trazione alla sbarra. In questo caso, come si insegna con i ragazzini, con i bambini, bisogna lavorare sulla fase eccentrica. Quindi, con l'aiuto di un rialzo vi arrampicate sulla sbarra ed eseguite solo la fase discendente, cercando di scendere il più lentamente possibile. Salite e scendete lentamente. Questo è il modo per iniziare per chi non è in grado di fare neanche una trazione. Lavorate in questa maniera e quando riuscirete a fare una decina di queste discese eccentriche, possiamo provare a fare la versione concentrica anche. Inizialmente potete provare a fare la versione concentrica aiutandovi con la spinta delle gambe. Quindi prendete la sbarra, spingete anche con le gambe e vi lanciate verso l'alto. E poi scendete. In questo modo riuscirete a fare un paio di ripetizioni. Inizialmente usate sempre la presa supinata, più semplice sia biomeccanicamente sia muscolarmente per l'intervento anche del bicipite. Successivamente, saranno passate magari un po' di settimane, dovreste essere in grado di fare delle trazioni alla sbarra a presa inversa senza l'utilizzo della spinta delle gambe. E quindi dovreste riuscire a fare la versione base che prevede braccia distese, arrivo al petto alla sbarra e ridiscendo in questo modo. Un buon livello è riuscire a fare 10.